Determinati, intelligenti, spietati, pronti a tutto. Oh, che dici, Zoccola? Troia, il mio nome è Troia. Gorgonzola è una città e sono soltanto dei fottuti nomi codice. Povero Sette Bagni. Perché? Ma che gli è successo? Un proiettile alla prostata durante l'assedio a Sarajevo. E perché non avete chiamato Sarajevo? Ciao Sette Bagni, come va? Come se ti avessero appena infilato un Boeing 747 sopra il culo con i motori accesi. E la hostess accidentalmente avesse rovesciato tutto il carrello dei liquori duty free nel corridoio. E lentamente ti colasse giù per le mutande infiammandoti la prostata. Wow! Non ho una prostata, ma cazzo che storia! Tutto bene, e tu? Giornata noiosa. Signori, un brindisi prima dell'inizio delle operazioni. Qualcuno di voi potrebbe non farcela. Ho calcolato tutte le variabili. Abbiamo un piano A, B, 1C e addirittura 1D. Se farete tutto come stabilito, in meno di 3 giorni avremo ripulito la zecca. Voi sarete miliardari e la rivoluzione avrà inizio. Dipende tutto da voi, dalla vostra intelligenza. Ci sono domande? Ma Stoccarda è in Norvegia? Altre domande? Bene. Abbiamo 40 minuti per portarci davanti all'ingresso della zecca, simulare un incendio, entrare e chiuderci dentro con gli ostaggi. Malpensa, con Manila, Stoccarda con Sette Bagni, Trenitalia, tu arriverai dopo. E perché arrivo dopo? Perché sei Trenitalia. Siamo dentro! Perfetto. Adesso alla tua destra troverai l'ingresso del cavo principale. Inserisci il codice. È semplice. La radice quadrata della sequenza di Fibonacci, meno pi greco alla 16ª dell'ipotenusa del triangolo formato sui lati della costellazione di Tri tra Andromeda e Perseo. Siamo dentro! Malpensa, mi senti? Fibonacci, pi greco, la lezione sui numeri primi, l'area del cerchio. Siamo dentro! Ho capito che siete dentro. Vi vedo dalle telecamere a circuito chiuso. Siamo dentro! Professore, niente da fare. Malpensa ha i neuroni in rotta di collisione. Ci penso io. Sei sicura? E chi si occupa degli ostaggi? Ci sta pensando Sette Bagni. Allora non fate cazzate, andrà tutto bene, eh? Tipo? In che senso? No, che tipo di cazzate uno dovrebbe fare per farsi del male? Lasciare la moglie per mettersi con la suocera? Guardare un porno in bianco e nero? Ballare il tip-tap su un campo minato? Che dovrebbe fare? Ma che cazzo, ne so, è così che si dice quando si prendono degli ostaggi, no? Non fate cazzate, andrà tutto bene. Posso andare in bagno? Non è il momento, è un momento delicato. Tipo? Ha preso il piede! Che cos'era questo sparo? Pronto, professore, niente, tutto a posto. Sto dando delle disposizioni agli ostaggi, ma andrà tutto bene. Sei sicuro di avere la situazione in pugno? Sì, sì, professore, sicuro. Solo che per sicurezza posso andare un attimo alla toilette. Manila, dai il cambio a Sette Bagni. Grazie, professor. Brutta storia, Sarajevo. Allora, ragazzi, sta per arrivare Manila, eh? Io mi assento un attimo. Voi non fate cazzate e andrà tutto bene. Tipo...